Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento che potrebbe interessare molti di voi. In tanti mi avete chiesto di parlarne, quindi voglio accontentarvi. E si tratta dell'esportazione dei lavori con il software Trimble Survey Controller. Per il video di oggi utilizzerò una Trimble TCU. Buona visione! Aprite il file che volete esportare, quindi cliccare Files, apri lavoro e seleziona il lavoro. Dopo averlo aperto, cliccare su File e selezionare nel menu a comparsa la voce Importa e Esporta. Vi saranno vari gruppi, come invia e ricevi, esporta e importa, eccetera eccetera. Nel video di oggi, come già vi ho anticipato, approfondiremo solo il discorso dell'esportazione. Ce ne sono di due tipi. Esporta file di formato fisso ed esporta file di formato personalizzato. La differenza sostanziale è che nel formato fisso sono compresi dei formati standard che sono preimpostati da Trimble e non possono essere modificati, mentre per quanto riguarda l'esportazione di formato personalizzato abbiamo la possibilità di aggiungere tutti i formati che servono per il nostro lavoro. Vi faccio un esempio: se dovete creare un file per il catasto vi servirà il formato PreGeo, o se avete bisogno di esportare il vostro lavoro in AutoCAD avrete bisogno di un DXF. Come si fa? Semplice, seleziona il formato scelto, in questo caso DXF, scegli la destinazione dell'esportazione. Se non selezioni niente, di default verrà messo all'interno della cartella Export, che si trova a sua volta nella cartella Trimble Data. E in più, con questi parametri qua sotto, potrete personalizzare il file che si andrà a creare. Una volta impostati tutti i parametri, potete cliccare su Accetta e per controllare se tutto il procedimento è andato a buon fine, andate su Files, Esplora risorse Windows e aprite la cartella Export. Infatti, ecco il nostro file. Vi faccio rivedere velocemente il procedimento con un altro lavoro. File, importa e esporta, formato personalizzato, e modifichiamo il DXF scegliendo per esempio un KML, formato molto interessante che andremo ad approfondire nel prossimo video. Serve per la rappresentazione attraverso Google Earth. Accettiamo ed ecco l'altro file nella cartella Export. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. E se vuoi scoprire come importare un rilievo fatto con GPS in Google Earth, non perderti il prossimo video. Ciao!